La storia di Ime. Tanti e tanti anni fa c'erano in Giappone due vecchietti, molto poveri ma ingegnosi. Ogni mattino il marito si arrampicava sulla montagna e con il suo falcetto tagliava parecchi steli di bambù. Poi li radunava in un fastello, li caricava sulle spalle e tornava a casa. Con quelle canne confezionava cestelli, borse, fiaschette e le portava a vendere al mercato della città. Passavano la vita così e sarebbero anche stati felici se non avessero avuto un cruccio che, si può dire, si rinnovava ogni giorno. Erano senza figli e la casa, priva di bambini, sembrava loro sempre malinconica. Non provavano nemmeno piacere nel riporre in una cassettina di sandalo qualche moneta d'argento, perché nessun figlio avrebbe adoperato quelle monete per pagarsi gli studi, nessuna figlia per farsi la dote. Un mattino il vecchietto salì come al solito sulla montagna e incominciò a tagliare gli steli di bambù. Ma quale non fu la meraviglia quando vide che il più grosso di tutti splendeva come fosse fatto di diamanti. Lo tagliò lo stesso e dallo stelo cavo scivolò fuori una creatura minuscola, una bambina di straordinaria bellezza, ma tanto piccola che poteva sdraiarsi comodamente sul palmo di una mano. Aveva i capelli nerissimi, gli occhietti brillanti come perle nere, le guance rosa come i petali delle ninfee. Indossava un kimono di seta bianca dipinto a fiori e cicogne e sapeva già sorridere. Si raggomitolò nel cavo della mano del vecchietto e subito si addormentò. Il vecchio non stava più in sé dalla gioia. Saltava, ballava, rideva, piangeva e ogni tanto gridava: «Gli dèi ci hanno finalmente ascoltato! Abbiamo una figlia!» Avvolse delicatamente la creaturina nella sua vecchia sciarpa e la collocò nel cappellone di paglia. Poi ritornò a casa camminando con precauzione e dimenticando sulla montagna tutte le canne di bambù. Anche la moglie fu felice fino alle lacrime vedendo la bellissima bambina. Prese subito il cestino più grazioso, lo imbottì di ovatta di seta e preparò una culla degna di una principessa. La bimba vi fu messa a riposare e per tutta la notte i due vecchietti rimasero a contemplarla tenendosi per mano, commossi ed estasiati. «Chissà da dove viene», diceva il vecchietto. «Forse è una principessa nata in un regno lontano». «Forse è uno spirito e viene dalla luna», diceva la vecchietta. «Comunque adesso è figlia nostra. La chiameremo Ime». «È un bel nome», ammise il vecchietto. «Ime sposerà certo un figlio di re». E rimasero a far progetti fino al mattino. Al mattino Ime si svegliò e mangiò con buon appetito il latte che la mamma le aveva preparato. Poi scese dalla culla e incominciò a giocare. Era buona, ubbidiente e cresceva in fretta, tanto in fretta che in capo a 3 mesi era già diventata una bellissima fanciulla. Aveva gli occhi brillanti, i capelli neri come l'ebano, il suo kimono cresceva con lei, sempre bianco come la neve. Ime non aveva mai voluto un altro, sebbene il padre adottivo, che nel frattempo era diventato molto ricco, volesse comprargliene dei nuovi. Il buon uomo infatti saliva sul monte ogni mattino a raccogliere canne di bambù e ogni mattino, dal giorno in cui aveva trovato Ime, corgeva una canna che brillava in mezzo alle altre. La tagliava e dallo stelo vuoto scendeva una pioggia di monete d'oro. Ora gli dava gran gioia raccogliere le monete nel cofanetto di sandalo. Sarebbero servite per la dote di Ime. Sebbene ella fosse tanto bella che poteva sposarsi anche senza dote. Infatti i giovani del villaggio passavano sospirando sotto le sue finestre e di notte le cantavano la serenata. Molti avevano chiesto al vecchietto la mano di Ime e il vecchio li aveva respinti tutti con garbo, pensando: «Ime sposerà un figlio di re». Avrebbe preferito che Ime non sposasse proprio nessuno, ma si diceva saggiamente: «Noi un giorno lasceremo questo mondo e non è bene che Ime rimanga sola».
La cosa importante è che trovi uno sposo degno di lei. Di sposi degni di lei se ne presentarono un giorno ben 5. Erano 5 principi e si chiamavano Kuramochi, Miyuki, Maro, Daijin e Miko. Tutti e 5 avevano udito parlare della straordinaria bellezza di Ime e perciò si erano affrettati a chiederla in moglie. «Eccellentissimi principi!» rispose il vecchietto confuso e felice. «Mia figlia sposerà, se vuole sposarsi, uno solo fra voi. Spetta a lei decidere quale. Accomodatevi intanto nella mia umile casa e io interrogherò Ime». Detto questo, il vecchietto si ritirò e raggiunse Ime, che ricamava vicino a sua madre. Ma appena udì la proposta, la giovinetta scoppiò in lacrime. «Padre», singhiozzò, «io non desidero sposare nessuno. Voglio rimanere con te e con mia madre. Ti prego, manda via quei principi!» «Figlia mia», rispose il buon vecchio commosso, «anch'io sarei felice di tenerti sempre qui con noi, ma penso che sia giusto invece che tu ti sposi. Un giorno io e tua madre ti lasceremo sola e saremo più contenti se ti sapessimo amata e protetta da un galantuomo. Inoltre si tratta di 5 principi ricchi e potentissimi e il tuo rifiuto potrebbe offenderli e scatenare le loro collere. Allora forse la loro ira si riverserebbe non soltanto su di noi, ma su tutto il paese». «Lasciami pensare», rispose Ime. «Ebbene, ho deciso. Proporrò a loro 5 prove difficilissime e sposerò quello di loro che le supererà, ma farò in modo che nessuno possa riuscirvi». E infatti, assieme al padre, escogitò 5 prove assolutamente insuperabili. Quindi il vecchietto ritornò nella sala. «Mia figlia sarà felice e onorata di scegliere come sposo uno di voi, potenti signori», disse inchinandosi. «Ma poiché avete tutti delle virtù ed ella non saprebbe chi di voi scegliere, si permette di proporvi 5 prove, una per ciascuna. Prenderà per marito quello di voi che riuscirà a portare a compimento la sua. Tu, grande Kuramochi, dovrai scendere nel profondo mare d'Oriente, dove vive il mostro marino, e raccogliere un ramo dell'albero del tesoro che cresce vicino alla caverna. Tu, eccelso Miyuki, toglierai al drago del mare le 5 gemme che porta al collo e le offrirai a mia figlia come dono di fidanzamento. Tu, magnifico Maro, mi porterai una conchiglia di rondine. Tu, altissimo Daijin, tornerai qua con una penna strappata alle ali del vento. Infine tu, mobilissimo Miko, prenderai un raggio di sole per foggiare l'anello nuziale da mettere al dito di Ime. E ora, potenti signori, vi auguro un buon viaggio e felice ritorno. Chi giungerà per primo con l'oggetto desiderato sarà lo sposo di Ime». Detto questo, il vecchietto si inginocchiò profondamente e uscì a ritroso, in segno di rispetto. I 5 principi rimasero a guardarsi in faccia. Le prove erano davvero difficilissime. Così almeno pensarono subito i 2 principi Daijin e Miko. Sembrava un'impresa impossibile. «Noi ritiriamo la nostra candidatura», dissero all'unisono, e salutati i presenti, ritornarono nei loro paesi. Gli altri invece si accinsero a tentare. Il principe Kuramochi si imbarcò su una nave e ritornò al suo regno. Il pensiero di tuffarsi nelle acque del mare d'Oriente lo faceva rabbrividire. «Bisogna che io mi procuri un ramo dell'albero del tesoro senza andare a tagliarlo proprio laggiù», pensò. E arrivato a casa mandò a chiamare gli orafi più valenti del suo regno e fece preparare un'imitazione perfetta del ramo. Gli orafi lavoravano per 3 anni e infine presentarono a Kuramochi un ramo meraviglioso.
Il principe soddisfatto risalì allora sulla nave e spiegò le vele verso la terra di Ime. Appena sbarcato mandò avanti alcuni valletti che portavano il ramo sopra un cuscino di velluto. Kuramochi giunse poco dopo e incominciò a raccontare a Ime le mille difficoltà che aveva dovuto superare per impadronirsi di quel preziosissimo ramo. Ma mentre si diffondeva nei particolari, arrivarono gli orafi che lo avevano seguito fin là e gli chiesero il pagamento della fattura. Kuramochi arrossì fino ai capelli e si ritirò pieno di vergogna, mentre Ime scoppiava in un'allegra risata. Anche il principe Miyuki preferì distribuire denaro ai suoi servi affinché andassero al suo posto a uccidere il drago. I servi promisero, ma quando ebbero le tasche piene di monete, se ne tornarono tranquillamente ai loro paesi. E così un bel giorno Miyuki si accorse che la sua casa era deserta, perché tutti i domestici se ne erano andati. E concluse che toccava proprio a lui affrontare il terribile drago del mare. Si imbarcò su una nave e salpò, ma improvvisamente si scatenò una burrasca. «Certo, è il drago che si vendica», pensò Miyuki. «Sapeva che volevo portargli via le gemme e ha scatenato questa tempesta per liberarsi di me». La burrasca durò 3 giorni. Durante i quali il principe Miyuki non fece che piangere e chiedere perdono al drago. Non appena il mare ritornò calmo, Miyuki prese precipitosamente la via di casa e ahimè non pensò più. Il principe Maro era ricchissimo e aveva molti boschi, molti palazzi e moltissimi servi. Radunò questi ultimi intorno a sé e ordinò che visitassero tutti i nidi delle rondini appesi ai cornicioni o sistemati sui rami degli alberi, per vedere se c'era la conchiglia. Ma i servi ritornavano uno dopo l'altro, dicendo «Altissimo principe, la conchiglia di rondine non esiste!» Il principe si infuriava, chiamava altri vassalli e altri servi e li mandava in giro, ma sempre inutilmente. Un giorno, mentre adirato passeggiava nel bosco, alzò gli occhi a un ramo e vide qualcosa che biancheggiava dentro un nido. «Buoni a nulla!» gridò. «È bastata una mia sola occhiata e ho già trovato quello che cercavo. Preparatemi un cesto e una fune!» I servi ubbidirono prontamente e il principe Maro lanciò la fune a un cavallo di un ramo. Poi entrò nel cesto. «Avanti, fannulloni, forza! Tiratemi su!» I servi fecero scorrere la fune e il cesto si sollevò poco a poco. Maro riuscì ad agguantare la cosa che biancheggiava nel nido. «Fatemi scendere, presto!» E i servi, per far più presto, lasciarono andare la fune. Maro piombò a terra di colpo e la cosa che stringeva nel pugno si frantumò. La guardò con ansia e vide che si trattava soltanto di un uovo. Era tanto buffo, così tutto ammaccato e sporco del giallo d'uovo, che anche i servi, fra gli alberi, ridevano a crepapelle. Il principe Maro si rialzò tutto vergognoso, rientrò nel suo palazzo, vi si chiuse e non si fece mai più vedere. La fanciulla, intanto, viveva in pace con i suoi genitori, che erano felici di non veder più ricomparire i pretendenti. Perfino l'imperatore si era innamorato di lei, della sua dolcezza e della sua bellezza. Ma Ime aveva rifiutato anche di diventare imperatrice e il sovrano aveva rispettato la sua volontà. «Promettimi almeno», le aveva detto, «che ti rivolgerai a me quando avrai bisogno o ti sentirai in pericolo». Ime aveva promesso, ma sembrava che non avesse bisogno di nulla e che nessun pericolo la minacciasse, perché cantava tutto il giorno come un usignolo accanto ai suoi vecchi genitori. Era già la 4ª primavera ormai che Ime trascorreva nella casa dei 2 vecchietti e già erano caduti i fiori di ciliegio e le ciliegie stavano per maturare. Improvvisamente Ime divenne malinconica. Sedeva spesso nel giardino verso sera e guardava la luna sorgere pian piano dietro la montagna, specchiarsi nel laghetto,
Allora due lacrime le scendevano dagli occhi e scivolavano lungo le guance color dei fiori di ninfea. I suoi genitori la interrogavano preoccupati. «Figliola cara, che cosa ti rattrista? Dillo e noi cercheremo di consolarti». «Voi non potete consolarmi», rispose finalmente Ime una sera. «Piango perché sto per lasciarvi. Io sono nata nella luna e sono la regina delle ninfee che vivono lassù. Esse mi aspettano. Il tempo che mi fu concesso per vivere sulla terra sta per scadere. Al plenilunio di agosto dovrò abbandonarvi». Allora anche due vecchietti piansero e il padre andò a chiedere soccorso all'imperatore. «La nostra Ime vuole abbandonarci. Deve ritornare sulla luna. Come si fa per impedirglielo?» «Manderò i miei migliori arcieri», promise l'imperatore. E la notte del plenilunio d'agosto, schiere di valorosi soldati circondarono la casa. Ime fu chiusa in camera sua a doppia mandata e tutti attesero trepidanti il sorgere della luna piena. Finalmente la luna spuntò dalla cima delle montagne. Uno dei suoi raggi giunse fino alla porta di casa e su quel raggio correva una piccola carrozza di argento, tirata da cavalli. Le belle ninfe lunari bussarono alla porta e questa si aperse da sola. Ime uscì. «Dolce regina, sali! Te ne preghiamo, è tuo dovere!» dissero le ninfee inchinandosi. Ime mise il piede sul predellino, ma i due vecchietti disperati cercarono di trattenerla. «Ime, Ime, non te ne andare! Oppure conduci sulla luna anche noi!» «Verrete un giorno», rispose Ime piangendo, «ma non ora. Verrò a prendervi io stessa. Per ora vi lascio il mio kimono. Guardatelo, saprete che il mio spirito è con voi». Ime salì e la carrozza si mosse, galoppando sul raggio di luce, verso la luna. Un attimo dopo era scomparsa, era diventata luce. «Ormai siamo rimasti soli. Però quanto siamo stati felici», dissero i due vecchietti prendendosi per mano e guardando il kimono di Ime dipinto a fiori e cicogne, e credettero di sentire un tenero bacio che si posava lieve sui loro occhi.